E si avvicina il derby della Lanterna, ormai si va verso il rinvio a lunedì sera, la decisione definitiva arriverà domattina in un summit con un rappresentante della Lega Calcio. Sentiamo Giorgio Giglioli. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di rinvio del derby della Lanterna in posticipo lunedì sera, in luogo della contestata collocazione di domenica all'ora di pranzo, in contemporanea allo svolgimento della tradizionale Fiera di Sant'Agata che ogni anno porta a Marassi migliaia di persone. Scenario criticato da molte delle parti interessate, enti locali, commercianti, residenti e le due società di calcio. Sul possibile slittamento, oggi ai nostri microfoni l'assessore regionale allo sport. Io credo che prevarrà il buon senso e quindi è auspicabile che domani si propenderà per spostare il derby a lunedì. Quindi una soluzione condivisa perché è difficile pensare la concomitanza tra derby di Genova e la Fiera di Sant'Agata. La decisione definitiva, appunto, soltanto domani. È fissata alle 10 la nuova convocazione del tavolo in prefettura dopo il nulla di fatto di ieri. In caso di spostamento della gara, Genoa e Samp e le tifoserie avranno soltanto 2 giorni per organizzarsi. Se rinvio doveva essere, meglio sarebbe stato deciderlo entro la giornata di ieri. Se date ora venissero invece confermate, si giocherà quasi a gradinate vuote. La maggior parte dei club hanno già annunciato che in quel caso, nello stadio, non metterebbero piede.